i ringraziamenti sia ai colleghi del gruppo pugliese che a tutti coloro che hanno contribuito a questo evento li ho già fatti, quindi non mi starò a ripetere, pensando comunque che i miei ringraziamenti sono veramente sinceri e credo assolutamente meritati. Chiudo questo evento ricordando, se me lo permettete, coloro che in questi 4 giorni sono rimasti a casa, nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori, nel territorio, a lavorare in qualche modo per consentirci di essere qui. Ecco, ed è a loro che credo che vorrei, se siete d'accordo, dedichiamo questo un piccolo applauso. Insomma, per chi... E ovviamente un ricordo, un pensiero alle persone che siamo chiamati a servire, ai pazienti che hanno ha contribuito anche a questo evento con le loro suggestioni, con i loro interventi fin dal primo giorno, e un ringraziamento a voi che siete rimasti e a coloro che già hanno dovuto partire per le loro case. Un solo slogan che io vorrei portare a casa di questo evento è che è stato un evento di relazione, sostanzialmente di relazione ad alto livello, posso dirlo, di tipo scientifico, e qui ne attribuisco un merito enorme veramente all'amico Pietro Fiore, ma anche di relazione dal punto di vista di contatti istituzionali, di contatti con altre realtà scientifiche, con altre associazioni, con relazione fra di noi, ecco, che è una relazione fisica come quella di adesso, ma anche molto, e questo credo sia una novità che dobbiamo coltivare, anche virtuale, questa comunità virtuale che si crea attraverso i canali moderni di comunicazione, credo che sia assolutamente da coltivare. E per questo vi do anche un annuncio: l'anno venturo abbiamo pensato di allestire almeno 2 o 3, credo, se riusciamo, sessioni in streaming, in diretta streaming, in modo che coloro che sono lontani e che non saranno a Genova, perché purtroppo qualcuno deve restare a casa a lavorare, possano, diciamo, seguire almeno le fasi salienti del nostro appuntamento annuale. E quindi questo è un impegno che ci prendiamo. Ricordo doverosamente anche quei colleghi, e li ringrazio, che hanno dato la disponibilità per intervenire nelle zone del terremoto recentemente verificatosi nella nostra Italia centrale, e che stiamo aspettando di poterci concretamente attivare, a parte l'esperienza già in atto di Cascia, ma che dovranno e potranno attivarsi probabilmente verosimilmente nei prossimi mesi. Questo è quanto vi volevo dire, quindi è con una sensazione di pienezza, ecco, per quello che abbiamo vissuto in questi giorni, che lascio questa stupenda città. Ripeto ancora, l'ho detto anche ieri sera, questa tappa deve essere proprio il trampolino di lancio di tutte le quantità enorme di informazioni, stimoli, suggestioni che ci portiamo dietro, che ne abbiamo per un anno sostanzialmente, ecco, da lavorarci, fino ad arrivare a passare realmente il testimone ai colleghi e agli amici di Genova. Quindi buona fortuna ai nostri colleghi, e avrete tutto il sostegno ovviamente della società per il prossimo evento, e ancora grazie di cuore a voi e a questa stupenda città di Bari. Grazie.